Buongiorno, Nush. Le odia farsi inquadrare. Siamo fuori sul balcone di Sara, mia suocera. Stiamo mangiando da lei. Vedi come mi ascolta, pensa che sto dicendo qualcosa. Poi si affaccia così, una roba che mi fa sempre spaventare. Perché non so se riesco. Guardate, cioè, mette la testa in mezzo alle sbarre. Meno male che c'entra. Però ogni volta mi fa spaventare, ma lo fa sempre. Guardate come punta. Quando punta qualcosa. Cosa c'è lì, scusami? Che c'è? Un camion. Non è nessuno. Facciamolo, sì. Aia, mi stavo per distruggere il collo. Oggi non siamo andati al mare, però andiamo domani. E il che mi fa pensare che abbiamo fatto una grandissima cazzata, perché domani ci sarà il follone. Sulle spiagge, per strada, per arrivare, per tornare. Però ho preferito farlo domani, perché così oggi andavamo a pranzare a casa di mia suocera. Perché, vi spiego, domani è il nostro anniversario. Cioè, non mio di mia suocera. No, è di mio e di Pasquale. Sono 4 anni e lui ora sta riposando perché stamattina ha lavorato. E quindi volevamo andare a mangiare oggi, pranzare lì, e in modo da avere domani, in modo da poter uscire stasera, quindi farci serata tranquillamente, e domani tranquillamente andarci al mare anche sul tardi, che ci frega. Tra qualche ora, perché adesso è ancora presto, sono le 5, però immaginate, erano le 10 di sera, 9:30, 10, di 4 anni fa, quindi dell'11 luglio del 2011. Scusate, perché dico sempre 12 luglio 2011, allora 11 luglio 2011 mi sembrava strano. Lui mi stava organizzando la serenata sotto casa, e solo che io con mia madre e i miei suoceri eravamo a casa a cenare a casa di mia suocera, e quindi lui praticamente l'ha fatto sotto casa, insomma, di mia suocera. Magari vi metto un pezzettino alla fine del video, perché è lungo il video. Poi ovviamente mia cognata praticamente ha ripreso tutto da quando mi hanno chiamato. Hanno detto: Nadia, c'è un'amica tua sotto casa. Io, scusami, sono le 10, un'amica mia sotto casa tua, poi di mia suocera. Che cacchio dite? Mi affaccio e vedo il casino di gente, tutti i nostri amici, lei, insomma, tutti, aveva fatto uno striscione, loro avevano fatto ovviamente con la sua idea lo striscione, lui che si è messo a cantare una canzone, una roba che, come si chiama, il boss dei matrimoni, quel programma su, in realtà ci fa un baffo, però qui si usa tantissimo, è stata una bella sorpresa comunque. Ci potevo credere che aveva fatto una cosa, perché lui poi è molto timido su queste cose. Quindi immaginate lui che invece si mette a fare, insomma, serenate. Pipe! Come gli piace! A lui piace essere preso, ovviamente, cioè vicino comunque al pavimento, non in alto. Invece Trudy si va nascondendo sotto. Dov'è? Neanche si vede dov'è. Buonasera. Buonasera. Tu non sei praticamente esistito in questo vlog per quanto riguarda l'altra parte, perché siamo tornati, si è andato a riposare, poi ci siamo alzati, abbiamo cenato, insomma, si è preparato. Avete fatto un vlog senza di me? Sì, ero sola, mi sentivo sola, perché sono abituata sempre a farlo con lui, quindi quando lo faccio da sola mi sento cretina. Comunque, auguri. Amore, auguri anche a te. Oggi sono 4 anni, non so se... 4, perché è passata la mezzanotte. 4 anni di matrimonio. Abbiamo stappato bottiglietta a casa e poi ho detto usciamo. Andiamo a prendere una birra seria. Il nostro anniversario è il 12 luglio, che sì. è una via di mezzo tra le vacanze estive. Sì, delle tue vacanze estive. Sì. Quindi, cioè, alla fine decidiamo sempre di non andare fuori, perché comunque fra un paio di settimane dobbiamo partire. Ricordi che comunque siamo stati a Trani comunque. Tu me l'hai voluto fare. Però l'anno prossimo vorrei festeggiarlo fuori. Diciamo sempre così. Lo so. Ma che ci frega, tanto noi no. Come si dice?
uno che, insomma, due persone che Sì. stanno bene insieme, che si amano, lo festeggiano ogni Ma giorno. noi stiamo bene Quindi, anche tolti eventi straordinari di questo genere, ricorrenze che comunque fa piacere. Più che altro mi ricordo il caldo di quel giorno, mamma mi ricordo il sì e poi mi ricordo il caldo. Abbiamo trovato questo in birreria, non ci credo. diciamo che è un tavolino piccolissimo, Sì, però siamo stretti, ovviamente sempre dove, lontanati. sotto le insegne, Dove perché stanno le insegne mi le perseguitano, ragazzi. Auguri a noi. 4 anni che ci sopportiamo. 4 anni che li sopporto. No, ecco. Buongiorno, sì, di nuovo. Questo è il vlog del weekend, quindi ho fatto 2 giorni in uno. E niente, poi ieri siamo tornati, insomma, siamo stati un altro po' in birreria, abbiamo fatto, insomma, abbiamo continuato la serata. Ci siamo svegliati tardissimo, infatti, cioè, io ho fatto la pasta fredda, cioè in 2 minuti era pronta. Adesso mi sto preparando, cioè ci stiamo preparando per andare al mare. Solo che la città, ragazzi, affacciata, mi sono affacciata sul terrazzo, adesso anche sul balcone, è deserta. Questo vuol dire che sono tutti al mare. Questo vuol dire panico e disagio. Oggi mi metto il costumino giallo di The Zenith dell'anno scorso, perché quest'anno ancora non l'ho preso, ancora non l'ho preso, ma già l'ho adocchiato e quindi fate conto che presto sarò da The Zenith per un caffè al bar di fronte, come voi ben saprete. L'unico uomo sul marciapiede per chilometri che ritira i soldi al bancomat, perché, ragazzi, la strada. A parte quel tizio in bicicletta che davvero mi chiedo come diavolo ti viene in mente di andare in bici alle 2 del pomeriggio. Ciao! Ciao, buongiorno. Andiamo al mare. Senti, dobbiamo telefonare Sì. al Lido. No, perché se la signora, che comunque è gentile del Lido, ci dice che è stracolmo, noi non arriviamo fin là, ci fermiamo prima. Detto che forse la troviamo qualcosa. Ma una che dice per strapiena cosa intende? Non lo Sì, so, perché ho cosa. chiesto almeno un lettino, un posto, un buco, lo trovo, quello intende. Per il caldo che fa oggi, credo che non usciremo dall'acqua. Mi sono portata anche la GoPro, la videocamerina. Io quella la voglio testare in Sardegna, ragazzi, con i fondali chiari, no? Senza sabbia, perché qui è pulita, però comunque in Sardegna è proprio cristallino il fondo. Poi ti do la maschera e le pinne e mi vai a fare le riprese a largo. Vado a pescare. Oggi in spiaggia c'è un casino allucinante. Mamma mia, questa spiaggia è piccolissima e siamo tutti vicini, vedete? Cioè, i capelli stanno subendo la mutazione, come al solito. C'è qualcuno che ha fatto il gavettone dietro di me. Abbiamo dimenticato dove abbiamo la macchina. Eccola. Forse siamo fortunati, abbiamo beccato pochissimo traffico perché siamo andati via quel tantino prima delle mandrie di macchine e persone. Comunque la domenica Mamma. andare al mare. Mai più, amore, se possiamo, visto che noi Se possiamo, possiamo andiamo al andiamo sabato. il sabato. E torniamo anche in tempo, così, cioè in tempo. Per andare prima, ecco, volevamo cenare fuori stasera, non in quella pizzeria dove siamo andati l'altra volta, ti Esattamente. prego. Una bella cenetta. Dopo cena. Come, scusa? Dopo cena. Dopo cena, Del dopo cena, il digestivo, l'amaro? digestivo. E poi tu che ne sai di dopo cena? Che cosa ne sai? Dico a loro, non a te. Tu non sentire. Avete visto gli ultimi acquisti? Ho fatto LOL sul mio canale, l'ultimo video, insomma, prima di questo. E ovviamente, cioè, ovviamente, avevo preso anche un'altra cosa da Yamamay. Ok, una cosa un po' particolare. Poi voi lo sapete che io, a prescindere da questo, ovviamente, sono proprio un'appassionata di biancheria Inter, cioè tipo la colleziono.
E stava sto completino che era troppo bello, cioè io lo metterei esposto così per guardarlo. Lui parla, già immagina, cioè che cosa ne sai? Anniversario piccante. Immagino. Nel centro della Cina che oggi mangeremo messicano. Non è vero! Andiamo in un ristorante messicano A parte e che credo che, degusteremo cioè, non c'è prodotti più. tipici. Credo che non è vero. Credo che non ci sia bisogno di arrivare all'anniversario, almeno per me, cioè per quello che mi riguarda, insomma. Cioè, Come ho detto anche ieri, l'ho detto anche ieri, o me le sogno le ancora cose, boh, non so. una Cioè, non è che uno, insomma, all'anniversario feste come a San Valentino, no? Tutti a San Valentino, la anche penso uno ogni può giorno. mangiare messicano La finisci con sto all'anniversario, messicano? Ci vuole una pazienza, ragazzi. Se un giorno decidete di andare a convivere, non sposarvi, fatelo qualunque con un tipo cosa, come me perché ci vuole neanche pazienza. con un tipo come me, cioè, noi ci siamo proprio come si dice, io li fa li a coppia, insomma. No, scherzo, però armatevi di buona pazienza. Molta buona pazienza. Molta. Ho pubblicato anche una foto su Instagram, praticamente di noi due, insomma, al mare. E ho avuto un sacco di auguri, vi volevo ringraziare voi pubblicamente perché rispondere a ogni singolo commento è praticamente impossibile. Ma lo Cioè, farì. no, vorrei, giuro, però veramente siete tantissimi. Grazie per questo, davvero. Può darsi anche che risponderemo a tutti i commenti, però l'ultima persona avrà la nostra risposta l'anno prossimo, il 12 luglio. Sì, Quindi per il capito? prossimo anniversario ce la farò. Anche Ci faranno gli auguri per 4 anni, ma magari per scatterà cinque. il 5. Ci vuole amore, ma anche tanta buona volontà. Ovviamente, cioè, è una cosa che ti viene spontanea se sei innamorato di una persona. Cioè, non è che lo fai perché lo devi fare, credo. No? Non risponde. Ah, certo, lo fai in maniera proprio spontanea, raga, proprio. Viene proprio spontaneo mandarti a cioè, chi è? E un altro grazie a chi ci ha consigliato i siti o i negozi su cui acquistare i costumi da bagno per lui. Diciamo, non ho scelto gli strippini. Non è tipo da slippini, diciamo, o sei tipo da slippini? No. Dov'è che abbiamo? Praticamente abbiamo acquistato un po' da tutti i Allora, ho siti. acquistato un costume da Yamamay. Uno da Decathlon Sì. e l'altro da Zalando, Zalando, sì. sì. Quello di Zalando, tra l'altro, è di Quicksilver, perché Zalando vende plurimarchio, quindi Quicksilver l'abbiamo trovato su Zalando e quindi vabbè, il marchio ce l'avete consigliato voi. Ora è tutto contento perché se li porterà in Tutto contento, Sardegna. proprio, non è che lo ha Sì. vinto a Super Enalotto, Beh, cioè, cioè, sono allora, contento. voi uomini siete così. Noi donne lo Tutto ammettiamo. contento, cioè, Noi non è donne che lo ammettiamo fatto di essere contenti quando facciamo shopping. Voi no, perché voi no, ma shopping. In realtà godono, voi godete Ma quando fate certo, sì, ma shopping. noi il costume, cioè. Hai preso tre bei costumi. Boh. Una volta che l'ho preso, in pratica, Non hai dormito. avevo proprio difficoltà a prendere sonno. Pensavo già a questi costumi. Voi donne invece hanno aperto lo shop online Telly Whale, l'ho scritto anche su Instagram in una foto proprio ieri, cioè devo ringraziare Maddalena, non vorrei Sì, ti sbagliare, si ringrazio chiama anche io, Maddalena, sì, Maddalena. o Marianna, no Maddalena, Maddalena. Ti ho già ringraziato su Instagram e ti ringrazio ancora. Marianna, se non sbaglio, comunque, mi hai capito? Lui ti odia profondamente, ma Ok, no, sta dai, sono scherzando. scherzo. Però, nel senso che quando ho saputo che hai aperto lo shop online Telly Whale, che da me non c'è neanche se, cioè, tipo, vivo fino a 97 anni aspettandolo, cioè, Ho dovuto con mettere i in vendita a saldi. casa. No, non è vero, però solo una cosa, perché c'erano già i saldi fino al 70% e le spedizioni gratuite per i primi acquisti, cioè. Delirio, veramente. Comunque, noi ora torniamo. Io mi devo lavare i capelli, dargli una forma che non sia un panettone coi boccoli. Ho preso un sacco di sole Sì, ora non oggi. sembra perché, tipo, con la luce bianca Sì. sembra ancora più bianca. Non sto morendo. Però sì, l'abbiamo Non preso è oggi la il sole. segnaletica stradale, quindi è Nadia. Comunque abbiamo preso un Ma sacco io di sole. certe volte ci metto dei secondi per capire le battute di mio marito, Ci vuole veramente. una laurea. Quindi, insomma, ci sistemiamo, poi andiamo a cena fuori, ci godiamo una cenetta. Comunque, speriamo di avervi tenuto compagnia con questo vlog del weekend. Ho messo un po' 2 giorni in uno. Vi mandiamo un mega beso! Devo anche attendere. E ci vediamo al prossimo video, gioie. Se ci sarà. Credo che ci sia. Se campo, sì. Hold my
could die walking up to the room. Oh yeah. Late night watching television. But how do we get in this position? It's way too soon. I know this isn't love, but I need to tell you something. I really, 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 really like you. And I want you. Do you want me? Do you want me too?